La psichiatria oggi, a partire dalla legge 238 del 1976, è il titolo del convegno che sigla la seconda edizione del Premio Nazionale Nicola Bellisario, assegnato quest'anno a un complesso musicale, Gli Onirici, che da vari anni lavora in Emilia-Romagna e rappresenta un valido e efficace esempio di inserimento sociale per i giovani con problemi psichici. Noi siamo partiti da gente che stava molto male, stava nelle strutture psichiatriche, senza uno scopo nella vita, senza una speranza, e abbiamo dato la possibilità a questi giovani di tirar fuori quei talenti che la malattia e l'inedia avevano trascurato. E quindi abbiamo messo insieme questi volontari appassionati di musica, studenti universitari, e col sostegno appunto della USL e abbiamo cominciato a suonare, a cantare. La cosa bella è che abbiamo sfruttato anche i testi, le canzoni di questi pazienti, con tutte le loro tristezze e le loro sofferenze, e abbiamo trasformato in musica. Il convegno si è tenuto a Lanciano nella sala del Polo Museale e ha preso il via proprio dalla legge 238, di cui l'onorevole Nicola Bellisario fu il principale sostenitore a livello parlamentare. Perché nel 76 si è molto battuto in sede di ottava commissione in Parlamento affinché questa legge fosse approvata dai colleghi parlamentari, malgrado l'opposizione che aveva trovato fino a qualche mese prima da parte di un settore del mondo medico che voleva procrastinare questa legge e comunque non era particolarmente favorevole. Al centro dell'incontro la storia della psichiatria negli ultimi 2 decenni, caratterizzata dalla chiusura dei manicomi con la legge 180 e dalla nascita di strutture adeguate che cercano di mettere al centro dei loro interventi il paziente con i suoi bisogni. Non potevamo avere la riforma Basaglia, quindi l'uscita dai manicomi, la chiusura dei manicomi, senza avere una psichiatria forte. E la legge 238 ha permesso alla psichiatria di diventare forte. Ecco, quando noi parliamo di quanto noi italiani siamo all'avanguardia nel mondo della psichiatria e nella psichiatria fuori extra manicomiale, bene, questo lo dobbiamo anche alla legge 238.